è venuto il momento che speravo giungesse il più tardi possibile, il momento del saluto alla provincia di Avellino. Come molti di voi sanno, nella prima decade del prossimo giugno andrò ad assumere le funzioni di questore di Sassari. Non dirò molto per non farmi prendere dalla commozione e perché non basterebbe il tempo e il modo per descrivere tre anni per me bellissimi. Ho avuto la fortuna, il piacere e l'onore di fare il questore nella città di Antonio Mangarelli e già questo di per sé mi riempie di orgoglio e di emozione. Ho anche conosciuto e apprezzato una provincia in gran parte composta da persone per bene, una comunità nel complesso sana. Ho apprezzato il senso civico, la vivacità culturale ed intellettuale che ad Avellino più che in tante altre realtà del centro-sud sono presenti. Ho avuto ottimi rapporti con tutti i rappresentanti delle istituzioni avellinesi. Vado via davvero con molto dispiacere. Ben cosciente e consapevole però del fatto che un pubblico funzionario, nel momento in cui all'inizio della carriera presta il suo giuramento di fedeltà a leggi e principi dell'ordinamento giuridico, deve poi sempre e comunque mantenere fede con lealtà e rispetto a quanto promesso. Essere a disposizione delle istituzioni per me ha significato sempre, e significa attualmente, non discutere mai le scelte e gli indirizzi superiori. Se ho fatto il bene e il mio dovere nei tre anni di questa fatti in questa provincia, lo dite e lo direte voi, e la gente della provincia di Avellino, non sarò io a dirlo sicuramente. Io posso solo dire che ho cercato sempre di impegnarmi con coscienza nel mio lavoro, ho sempre cercato di fare la cosa che ritenevo più giusta nell'interesse pubblico, non trascurando neanche le esigenze del personale. Di questa provincia mi rimarranno ricordi indelebili e il piacere di aver acquisito numerose nuove amicizie per la vita. All'interno della questura ho cercato di improntare i rapporti con tutti i miei collaboratori a sentimenti di cordialità e affetto. Ho portato il rispetto dovuto a tutti, dal primo dirigente all'agente all'impiegato civile. Per me ogni persona vale uno, come si suol dire, a prescindere da qualifica e funzioni. Come quasi tutti sapete, ho avuto la fortuna di aver iniziato questa carriera da agente e questo non lo dimentico mai. Con i funzionari e il personale della questura troverò poi a breve una successiva occasione di incontro prima di lasciare la città. Vi ho sottratto fin troppo tempo ed è venuto il momento di chiudere anche questo, spero sia stato, breve discorso. La Polizia di Stato è fatta di storie, di valori, di sacrificio, spesso arrivati all'estremo, con molti caduti nell'adempimento del dovere. Per questo continueremo a lavorare con costante e rinnovata passione per non rendere vano il sacrificio di tutti questi nostri eroi. Grazie a tutti.